Allora, salve a tutti cari amici, purtroppo devo fare la registrazione diretta. Non posso praticamente fare una diretta streaming, ma devo registrare direttamente dal mio PC e poi inviare la diretta sui miei canali di YouTube, i miei canali di Facebook. Perché i servizi segreti, quando incomincio a parlare di determinate argomentazioni in diretta, bloccano il flusso dati e fanno sì di bloccare o di staccare o di scollegare la connessione di internet, oppure bloccano con il remoto desktop o desktop remoto dalle centrali operative dei servizi segreti o dalle centrali operative dei nuclei operativi deviati e mercenari. E mentre sto parlando adesso dentro casa, i servizi segreti mi stanno vedendo con i satelliti spia in telecamera multispettrale, raggi X, che vede in multifrequenza il mio corpo dentro casa, perché ovviamente i servizi segreti, dopo che io ho denunciato che hanno ammazzato con i satelliti, armi satellitari, mia nonna e mia zia, non mi stanno più dando tregua, attacchi, frequenze, manipolazioni, disturbi di ogni genere. Poi, mentre faccio la diretta, pilotano le vittime del controllo mentale per telefonarmi, e mentre sto parlando stanno aumentando le frequenze del dolore. Ma io sto preparando la 25esima denuncia e dovrò andare in tribunale a breve per ridenunciare nuovamente i servizi segreti e i nuclei operativi speciali, mercenari e deviati che operano al di sopra delle organizzazioni di sicurezza nazionale e che si travestono da falsi agenti dei nuclei operativi speciali dell'antimafia, antidroga e antiterrorismo, ma invece sono servizi segreti deviati che collaudano e attestano le tecnologie del controllo mentale a distanza del sistema Manchurian Candidate e del sistema MK Ultra. Sono passati molti giorni che io praticamente sono. Vedete? Come ho parlato, hanno incominciato a telefonarmi le persone. Quindi avevo pienamente ragione. Io ho fatto la registrazione, non sto in diretta adesso. E cominciano ad arrivare in continuazione le varie telefonate, perché pilotano ovviamente le vittime, e le inducono a chiamarmi per disturbare ovviamente la mia registrazione. Sembra una cosa fantascientifica, guardate. Vedete? Non dico stupidaggine, l'avete visto prima in diretta e dopo mi hanno contattato direttamente attraverso il dispositivo telefonico. Infatti ho dovuto mettere la vibrazione, infatti si sente perfettamente, vedi? Allora, tanto continueranno le vittime purtroppo a chiamarmi, perché vengono pilotate dai servizi segreti attraverso l'elettroencefalografo trascranico, che viene immesso nei loro cervelli e gli viene in testa la deduzione di chiamarmi, di telefonarmi. Questo è un sistema di controllo e manipolazione che viene fatto da un sacco di tempo con questi sistemi deviati di manipolazione radiocognitiva, e molte di queste persone vengono definiti dei stalker, ma in realtà sono delle cavie umane inconsapevoli che vengono pilotate con il sistema del Manchurian Candidate attraverso il controllo mentale radio satellitare con un elettroencefalografo elettromagnetico trascranico, una delle tecnologie di sperimentazione e collaudo dei servizi segreti che vengono sperimentate sulle cavie umane, sulle vittime del controllo mentale. Oggi hanno fatto un altro loro test ed esperimento. Mi hanno indotto di pensare ad andare in un altro posto. Io vado in questo posto, incomincio a parlare con le persone. A un certo punto, mentre stavo parlando con alcune persone, vedevo questi bambini che venivano pilotati vicino a me. Quando pilotano i bambini vicino a me, li pilotano non solo vicino a me, ma anche vicino ad altre vittime del controllo mentale, che poi si accorgono che gli cambiano determinate frequenze sul corpo e che vengono poi indotti attraverso determinate frequenze a un'eccitazione forzata o a disturbi relativi
al comportamento dei bambini che vengono pilotati con queste tecnologie e li fanno diventare telecamere umane, le stesse identiche frequenze, stessi identici sistemi che molte volte utilizzano per pilotare delle persone che ci stanno intorno e che molte vittime credono che siano dei stalker, ma in realtà non sono, oppure dei teatrini da strada, ma in realtà queste persone non si accorgono neanche di essere pilotate con questi sistemi e magari fanno determinate cose o si spostano in determinati modi o fanno il colpo di tosse o vengono radiopilotate facendo determinati gesti. Ovviamente tutto questo serve per far vedere alla cavia umana consapevole che loro hanno il potere di pilotare le persone che ci stanno intorno. E questo a me è successo anche all'interno di determinati posti militari, mentre portavo le denunce. Oggi hanno fatto questo esperimento. Infatti io credevo che questi bambini li pilotassero per vari tipi di motivi. Hanno incominciato a far piangere i bambini all'improvviso, cascavano in continuazione per terra, non si capisce neanche per quale motivo cascavano così all'improvviso per terra. Hanno incominciato ovviamente a far perdere l'equilibrio a questi bambini attraverso le radiofrequenze, sparano l'elettromagnetismo, i bambini perdono il parallasse, l'orientamento, oppure gli modificano l'audio vestibolare e perdono, ovviamente, hanno la perdita di equilibrio. E questa è una tecnica di controllo mentale che me l'hanno fatta anche a me nel 2001, 2002, 2003. Pensate che io camminavo a Via del Corso e loro mi inducevano a cascare per terra, mi facevano perdere l'equilibrio in continuazione e molte volte addirittura mi hanno pilotato per farmi andare vicino al ciglio della strada e addirittura qualche volta di farmi cascare dal marciapiede mentre passava l'autobus. E loro mi dicevano, attraverso queste tecnologie e queste frequenze, che loro potevano fare tutto e che io dovevo essere terrorizzato per questi attacchi e queste manipolazioni che loro mi stavano facendo, ma loro mi avevano creato dei blocchi cerebrali e io non potevo disperarmi perché avevano bloccato delle parti del cervello e delle frequenze del mio cervello per non farmi impazzire mentre venivano effettuati questi esperimenti, queste manipolazioni sul mio cervello. E queste stesse tecniche vengono fatte su migliaia di vittime del controllo mentale. Infatti molte vittime che quando vengono da me mi dicono: a me non mi possono pilotare, io sono forte, non riescono a buttarmi giù, non riescono a farmi disperare, non riescono a farmi piangere. In realtà non è così, gli hanno già bloccato il cervello e quindi poi li pilotano ugualmente, ma loro non si accorgono di essere pilotati, perché il manciuriano perfetto deve essere pilotato a fare quell'azione mentre gli bloccano la memoria temporanea o la memoria a lungo termine. Finita di fare quell'azione, il manciuriano deve ritornare nel punto di partenza e non si deve ricordare di quello che lui ha fatto. A me mi hanno pilotato varie volte, mi hanno fatto buttare una busta con dentro dei microfoni professionali e dei cavi professionali e di oltre di circa 200 euro e pensate che 2-3 giorni dopo avrei dovuto fare una conferenza, quindi è stato veramente una catastrofe per me perché io non ho soldi per poter acquistare tecnologie in continuazione e io cerco di creare, di trovare anche usate determinate attrezzature. Anzi, se ci sono delle vittime o delle persone che ascolteranno questa mia intervista testimonianza, se avete delle telecamere perlomeno full HD e che se le volete donare al mio gruppo, cioè se volete donare queste telecamere che magari non ci fate niente a me, io sarei veramente molto contento di questa cosa. Oppure se avete dei microfoni professionali, se avete qualche mixer che magari non utilizzate, chiedo solamente una cosa. Però io vi l'altra volta ringrazio una persona che mi aveva donato una strumentazione per la registrazione, lo ringrazio. L'unica cosa che purtroppo era un mixer troppo grande, troppo ingombrante e io ho dovuto dire a questa persona: il mixer non va bene per quello che dobbiamo fare noi. E infatti lui ha detto: allora non te lo spedisco neanche, perché ho capito che questo è un mixer per sala di registrazione. E poi era un mixer in analogico molto vecchio, degli anni 90,
E quindi ho detto: a noi ci servono più attrezzature un po' più moderne, e addirittura ci voleva donare una telecamera. Poi mi ha fatto vedere questa telecamera e non andava bene perché aveva le cartucce all'interno, i mini DV, e non andavano bene per quello che dovevamo fare noi. Quindi, se volete donare a me, che ne so, una telecamera termica, vari misuratori di campo, oppure se volete donare dei misuratori di campi elettromagnetici fatti in un determinato modo, oppure mandatemi tramite email, io ho queste attrezzature, ve le vorrei donare, una gabbia di Faraday, magari gabbie di Faraday, quelle portatili che possiamo montare all'interno delle sale conferenze. Oppure se volete venire alle nostre conferenze e volete fare una donazione direttamente a me o al mio gruppo, siete liberi di farlo. Noi queste donazioni, se vengono fatte, questi regali che voi ci fate, questi doni che voi ci fate, noi li utilizziamo poi per fare determinate cose. Vi chiedo solamente di non donare cose troppo vecchie e troppo antiche, perché sennò sarebbe un problema per noi poi utilizzare queste strumentazioni. Oppure se donate una telecamera analogica, faccio un esempio, con il vecchio sistema VHS, noi non lo possiamo utilizzare per fare determinati tipi di montaggi, perché noi prendiamo la scheda SD e poi la inseriamo all'interno del computer e cominciamo a fare i montaggi video. Quindi non è per scortesia, tante volte noi accettiamo determinate cose, però poi la gente ci dice: ma perché non utilizzate la mia telecamera? Purtroppo spiegare i problemi tecnici per utilizzare telecamere troppo vecchie è un po' una difficoltà molte volte. E se avete telecamere, ovviamente, che full HD, con la scheda all'interno, e magari non ci fate niente, dice: la voglio donare, quando voi venite magari alle conferenze, oppure ci possiamo incontrare, mi mandate un'email e mi dite: guarda, ho questa telecamera, te la vorrei donare, oppure ho dei microfoni, un mixer. Basta che siano recenti, perché sennò succede che non possiamo poi portare queste attrezzature troppo datate nel tempo, con tecnologie troppo obsolete, per fare determinate cose che noi dobbiamo fare per le conferenze, per le registrazioni e per le analisi. Poi volevo dire anche questa cosa qui, che è una cosa molto importante, perché oggi l'hanno fatta brutta oggi. Allora, praticamente io prendo un fogliettino, scrivo dei numeri su questo fogliettino, prendo il foglietto e lo butto per terra, da una parte, vicino a un sasso. Questo bambino all'improvviso parte. Si avvicina vicino a questo sasso e prende questo fogliettino e lo apre come se lo stava guardando. Ho detto: qui c'è qualcosa che a me non mi quadra. Ho detto: allora adesso il bambino è andato via, io prendo un altro fogliettino, lo nascondo dietro queste piante, voglio vedere che cosa succede. Il bambino all'improvviso va verso queste piante, cioè ritorna il bambino, quindi non sapeva dove stava il fogliettino, ritorna vicino a queste piante e comincia a cercare questo fogliettino. A un certo punto, che cosa succede? Che lui non riusciva a trovare questo fogliettino. La mamma si avvicina vicino al bambino e dice: ma che cosa stai cercando? Come se pensava che c'era qualcosa, che poi c'erano pure dei sassi lì, si pensava che aveva perso qualche giocattolo. Allora sposta praticamente questi sassi, trova questo fogliettino, oppure il bambino vede che sposta, prende questo fogliettino in mano e si mette lì a giocare. E poi la mamma si allontana e il bambino si incomincia a vedere questo fogliettino. Ho detto: vuoi vedere che stanno pilotando questi bambini come telecamere umane? E molte vittime del controllo mentale mi avevano detto questo, che vedevano i loro nipoti o i loro figli che avevano dei comportamenti molto strani all'interno di casa. Sembrava come se li spiavano, addirittura che non dormivano la notte, si svegliavano e guardavano in continuazione i genitori sul letto mentre dormivano, e molte volte addirittura questi bambini venivano pilotati, svegliati e fatti avvicinare nelle camere da letto dove c'erano i genitori, che magari vittime del controllo mentale, che stavano facendo magari delle, diciamo, fusioni d'amore,
sembra come se questi bambini all'improvviso diventavano delle telecamere umane e vedevano tutto quello che accadeva all'interno della stanza. Oppure molte persone mi hanno detto che hanno avuto degli animali, dei gatti o dei cani, che all'improvviso si mettevano vicino a loro e li guardavano e guardavano tutto quello che facevano. Addirittura una gattina di una ragazza di Roma si è messa proprio vicino a lei e guardava tutto quello che lei stava facendo. Addirittura lei dormiva e la gatta si metteva vicino e la guardava. Sembra un film di fantascienza, ma purtroppo se riescono a pilotare i cervelli dei target individuals, i cervelli delle vittime del controllo mentale, sono in grado anche di pilotare i bambini e gli animali, visto che hanno dei cervelli meno evoluti e devono bloccare meno frequenze o devono creare meno blocchi cerebrali per poterli pilotare con questo sistema di controllo e manipolazione cerebrale. Siccome i servizi segreti deviati e le agenzie sovraistituzionali che vengono coperte oppure si fanno coprire con false indagini su di noi, antimafia, antidroga, antiterrorismo, pensate che a me mi hanno buttato fuori casa da Tor Bella Monaca, io sono venuto a sapere che il magistrato che mi ha buttato fuori casa è un ex magistrato del pool antimafia. Ma guarda che strano, io non sono un terrorista, non sono un criminale, non sono niente, però questo magistrato dà la sentenza di esecuzione per il sequestro preventivo dell'appartamento. Mi hanno buttato fuori casa di mia nonna e hanno messo i sigilli a casa e io dentro casa non sono più potuto entrare, sono solo potuto entrare una giornata per levare le cose, quelle più importanti e portarle via, perché tutto il resto è rimasto dentro casa di mia nonna, quindi ho perso dai 15.000 ai 20.000 euro di mobili. Dopo io ovviamente ho denunciato l'omicidio colposo multiplo effettuato dai servizi segreti deviati con armi ad energia diretta satellitare. E dopo che ho fatto la denuncia, hanno incominciato ad attaccarmi e a manipolare il mio cervello in continuazione. E pensate che non riesco a fare la nuova denuncia, perché ogni volta che io mi metto a fare la nuova denuncia, incominciano ad attaccarmi con le armi ad energia diretta, oppure distogliono il mio ragionamento, i miei pensieri e mi spostano in altre parti o in altri luoghi. Tutto questo ovviamente viene effettuato per destabilizzare un testimone o per destabilizzare una vittima che è un testimone e che vuole denunciare questi crimini contro l'umanità, questi omicidi di terrorismo o di terroristi di Stato o terroristi e mafiosi di Stato, ovviamente militari, che operano per l'attestazione al collaudo di tecnologie e di programmi per il controllo mentale a distanza. Pensate che tanti anni fa, molte vittime mi dissero in varie interviste, in varie riunioni che noi abbiamo fatto, dice, pilotano i nostri bambini e molte volte li fanno spogliare nudi, oppure a me mi facevano vedere dei bambini che arrivavano sotto la doccia al mare, e bambini che avevano 9 anni, 10 anni, 11 anni, 12 anni, cioè non so più ragazzini di 1 anno, 2 anni, 3 anni, e i genitori all'improvviso gli dicevano, ah, levati il costume così ti lavi e poi ti metti l'accappatoio, ma a 11 anni, 12 anni sei bella che vi sviluppate, è come se nessuno si accorgeva che là davanti alle persone lì della doccia questa bambina si levava tutti i vestiti e rimaneva totalmente nuda. Ovviamente io capivo perché facevano questo, perché poi loro immettono sulle vittime una fortissima eccitazione. Varie ragazze che stanno in chiesa che mettono eccitazione, non so se l'ho detto prima, varie persone che stanno con i propri parenti, magari sono dei parenti con dei bambini piccoli, cominciano a mettere eccitazioni, pensate addirittura con le suore in chiesa, con i preti, una ragazza si stava confessando, il prete stava dall'altra parte, il prete non so quanti anni c'aveva, ma è molto grande, 60-65 anni, e dice che loro, mentre lei gli diceva determinate cose al prete nella confessione, loro gli mettevano le fortissime frequenze nelle parti intime dell'eccitazione. E infatti la ragazza all'inizio credeva, dice, oddio, qualcosa satanica, è qualcosa di Satana che mi vuole indurre ad andare a letto con un prete, e invece no.
erano proprio i manipolatori che gestivano determinate frequenze nel cervello attraverso i centri nervosi centrali con le armi ad energie dirette transcraniche satellitari e inducevano queste persone ad avere un'eccitazione forzata. Infatti io ho fatto un video molti anni fa che si chiama Porno Ipnosi, che prendono le persone, le ipnotizzano e attraverso dei stati in narcolessia indotta, come se viviamo in un sogno, un sogno a realtà virtuale, attraverso le frequenze dei sogni, degli incubi, diciamo, loro possono amplificare determinate sensazioni sul corpo fino a farci avere anche per molte vittime un orgasmo durante il sonno, durante la notte. Infatti ci sono state addirittura delle ragazze che si sono svegliate e hanno detto: io non so che cosa mi hanno fatto, ma io sono tutta bagnata sotto e non riesco a capire per quale motivo. O addirittura alcuni ragazzi hanno detto: io mi sono svegliato e mi sono trovato il liquido seminale all'interno dei slip oppure addosso. Non vorrei che qualcuno ha fatto qualcosa su di me durante la notte. E invece sono loro che inducono queste persone ad avere determinati orgasmi proprio attraverso la porno ipnosi, attraverso la manipolazione cerebrale, attraverso dei stati di narcolessia indotta. Oppure fanno viceversa: quando stai con la propria ragazza o stai con il proprio ragazzo, sia per le donne che per gli uomini, questo, levano il desiderio dell'eccitazione e bloccano praticamente gli organi, non li fanno praticamente per gli uomini, non gli fanno avere l'erezione e alle donne non le fanno praticamente lubrificare in un certo senso. E infatti poi hanno dei grossi problemi perché ovviamente hanno dei disturbi e dei malesseri e il partner o la partner crede, dice: ma scusa, non ti eccito più, ma c'è qualcosa che è cambiato tra di noi. Vai a spiegare che i servizi segreti ti sparano le frequenze sul corpo e ti bloccano il desiderio sessuale verso la propria moglie, verso la propria ragazza, eccetera, eccetera, eccetera. E viceversa per le donne verso gli uomini. Pensate che c'è una ragazza in Alta Italia che un giorno è venuta a una conferenza, no, a una conferenza, avevamo fatto un raduno a Roma perché poi dovevamo fare una conferenza. Mi ha detto, dice: mi pilotano determinate frequenze del corpo, le frequenze dell'eccitazione, e mi dicono di fare determinati giochetti erotici. Io ho detto: scusa, ma te lo dicono proprio loro? Mi dicono molte cose loro. Io gli ho detto: e se te non le fai, che cosa ti fanno? Mi torturano con le frequenze delle ustioni per giorno e notte per settimane. Io ho detto: e te che cosa hai fatto? Sei cascata al loro tranello? Ha detto: io, pur di levarmi queste torture da dosso, ho fatto tutto quello che loro volevano. Io gli ho detto: ma ti hanno levato determinate frequenze? E lei mi disse: sì, ma solo per 3 mesi. Dopo 3 mesi hanno ricominciato ad attaccarmi con queste armi, con queste frequenze, con queste tecnologie e mi hanno fatto andare in TSO, perché quando lei poi ha spiegato ai dottori, dopo 3 mesi, quello che gli stava succedendo con amplificazioni devastanti sul corpo, la ragazza non è stata creduta, ovviamente, e l'hanno praticamente rinchiusa in TSO. E pensate che mentre stava nel TSO gli dicevano che l'avrebbero fatta lasciare con il proprio marito, e lei, siccome amava il marito, gli voleva bene, avevano comprato una casa insieme, e ovviamente lei non poteva lavorare, lavorava solamente lui e lui prendeva anche un bello stipendio, lei non voleva lasciarlo perché gli voleva bene, dice: perché io lo devo lasciare, io voglio stare con lui e lo amo. E invece loro facevano in modo di far diventare freddo il proprio marito verso i suoi riguardi. E molte volte suo marito ovviamente gli ha detto determinate cose, anche delle frasi molto brutte, e lei gli ha detto: ma non sono io, sono loro che mi dicono questo e mi dicono di fare questo. E quindi molte volte bisogna prendere la situazione con dei piedi di piombo e capire qual è la situazione reale e qual è la situazione che viene totalmente pilotata attraverso le radiofrequenze. Io ho fatto questo video perché oggi mi hanno pilotato i bambini e non li devono pilotare i bambini, non si devono azzardare a pilotare i bambini. Vi ricordate quando c'era su internet il famigerato giochetto della balena blu che inducevano i bambini a farsi autolesionismo e poi se vincevi ti dovevi suicidare? Mettiamo il caso che loro abbiano pilotato una persona
attraverso il controllo mentale a distanza, e gli abbiano fatto pensare di creare questo giochetto. Ma in realtà il giochetto non è creato da questa persona, ma viene indotta questa persona a pensare determinate cose per creare questo gioco. A un certo punto, oppure potrebbe essere una persona dei servizi segreti deviati che crea il gioco e poi fanno credere che questa persona l'ha creato, ma lui, magari costretto dalle torture e dalle manipolazioni cerebrali, divulga, mette in internet questo tipo di gioco. I bambini radiopilotati sotto frequenze narcoletiche ipnotiche e molte volte sotto le frequenze della dipendenza da sostanze stupefacenti, ma non dipendenza reale, dipendenza simulata che viene amplificata 1.000 volte di più, e il bambino di 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni, 15 anni non capisce più niente di quello che gli sta accadendo e crede che la dipendenza dipende dalle sostanze stupefacenti che magari ha assunto. Addirittura una ragazza si era fatta uno spinello e aveva le dipendenze dell'eroina, e quelli gli hanno detto: ma com'è possibile, scusa, che questa ha le dipendenze dell'eroina, addirittura si deve prendere il metadone e si è fatto solamente uno spinello all'interno di scuola? Perché purtroppo il collegamento cerebrale induce la persona a determinati programmi di manipolazione o di dipendenze che il target individuals non è in grado di sottrarsi, perché il target individuals cosciente capisce quello che gli sta succedendo. Il target individuals non cosciente, che non capisce e non ha un ragionamento logico perché non è sveglio e non capisce che chi gli sta creando questo proviene da un sistema satellitare o da basi segrete militari, e quindi la persona purtroppo viene manipolata come un burattino. Quindi, cari amici, io vi do un consiglio. Queste persone pilotano gli animali che abbiamo intorno, li usano come telecamere umane, pilotano i nostri figli, io ovviamente non ho bambini, o pilotano i figli degli altri per farli diventare telecamere umane. Riescono a manipolare i nostri parenti e a pilotare i nostri parenti per infierire contro di noi. Distruggono le famiglie, distruggono gli affetti, distruggono le emozioni, distruggono tutto. E questi sono servizi segreti mercenari. Pensate che guadagnano dagli 8.000 alle 12.000 euro di stipendio al mese, medici militari dei servizi segreti, e più in nero prendono dalle 40.000 alle 50.000 euro. In nero. Tutti i mesi, no le lecca-lecche, no il biglietto del cinema, non gli comprano i vestiti. Questi sono mercenari che guadagnano decine di milioni. Questi si fanno 10 anni, 5, 6, 7 anni all'interno di questi reparti e poi scappano via con il malloppo. E quando poi loro se ne vanno via, si fanno dare le buone uscite di 10, 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, 10 milioni, le pattuiscono prima e quelli dicono: io una volta che vado in buona uscita, mi devi dare questo e io me ne vado e arrivederci, grazie. Pensate che ci sono parecchi, sto ascoltando parecchie interviste di parecchi collaboratori di giustizia o persone che hanno lavorato all'interno di determinati posti, hanno detto che praticamente molti criminali, molti persone che non vengono praticamente latitanti, persone che non vengono praticamente trovate dalle forze dell'ordine, poi alla fine molti pentiti dicono: ma questo lavora per questo lavora per quest'altro, questo io l'ho visto dentro un posto politico, questo l'ho visto all'interno di un posto militare. E com'è possibile? Queste persone risultano latitanti e che tutti li stanno cercando e nessuno li trova con queste tecnologie radiosatellitari? Non credo proprio. Pensate che l'occhio di Dio, io ho fatto un video, lo potete trovare su YouTube, Fast and Furious 7-8, l'occhio di Dio spia tutto il mondo, sono in grado di ascoltare e analizzare ogni timbro vocale nel globo terrestre. Basta che voi vi avvicinate a un dispositivo radiomobile, a un computer, a un telefonino, in un'area dai 25 ai 50 metri da dove voi state. Il telefonino non deve essere per forza il vostro, un telefonino di chiunque vi sta vicino.
Ho visto un'intervista molto importante di una persona che lavora all'interno di determinate procure e lui ha detto: noi facciamo le intercettazioni telefoniche, poi registriamo tutte le intercettazioni e poi inviamo ai magistrati come prova determinate intercettazioni che vengono poi ascoltate da determinate persone e vedono quali sono le intercettazioni che possono essere considerate una prova per determinati tipi di reati. E noi target individuals, vittime del controllo mentale, a noi ci parano in testa. Com'è possibile che la procura gli servono intercettazioni telefoniche? C'è qualcosa pure lì che non quadra. O questa è una tecnologia sperimentale, o questa è una tecnologia di intelligence deviate che serve anche per spiare le procure, serve per spiare anche i magistrati. Questo non si sa, questa cosa. Però io so solamente che quando ho portato una denuncia molto importante all'interno della procura di Roma, la denuncia diceva che io rilevavo delle frequenze anomale all'interno dei commissariati, all'interno delle caserme dei carabinieri, all'interno delle caserme della Guardia di Finanza e io stavo male quando entravo in questi posti perché le frequenze, le pressioni in testa, i disturbi ai campi elettromagnetici erano devastanti e io ho portato la denuncia per tutelare anche le forze dell'ordine, anche le forze armate, perché ho detto: ma se queste frequenze non vengono rilevate da questi poveretti e le rileviamo noi vittime del controllo mentale perché noi siamo estrasensoriali, riusciamo a sentire cose che gli altri non sentono. Come è possibile proteggere queste persone in divisa che tutto il giorno devono rimanere all'interno delle caserme, che tutti i giorni devono rimanere nei commissariati, tutti i giorni devono rimanere nei posti delle forze armate? Allora io ho fatto questa denuncia cautelativa per tutelare queste persone. Ho preso calcio in faccia dallo Stato, io dovrei essere considerato un eroe di Stato, dovrei prendere le medaglie d'oro dallo Stato, e invece sono una cave umana, mi hanno sequestrato casa, mi hanno creato danni, perché ovviamente chi sta facendo queste false indagini, operazioni, sono terroristi, mafiosi, deviati di Stato. E ovviamente questi sono quelli che prendono i militari che prendono appalti per miliardi di euro per la sperimentazione e il collaudo dei satelliti spia e per la vendita dei satelliti spia alle forze armate. Un satellite spia messo in orbita costa 1 miliardo di euro. E che fai? E blocchi ovviamente decine d'appalti di tecnologie per l'intelligence geospaziale che valgono miliardi questi appalti? Nessuno farà mai questo. Non vi siete mai chiesto perché in Italia non riescono a bloccare determinate sostanze stupefacenti che entrano nel territorio nazionale italiano? Io me lo sono chiesto e credo che non siano proprio le organizzazioni criminali, civili che fanno entrare tutta questa sostanza stupefacente nel territorio nazionale italiano. Presumo che ci sia lo zampino di questi che sperimentano i satelliti su di noi e che coprono o spiano i reparti operativi. Per farsi di fare e avvisano determinate persone e gli dicono: entrate, entrate, tanto non vi può vedere nessuno, non può sentire niente nessuno perché noi stiamo coprendo tutte le indagini e tutte le operazioni e gli danno le dritte come entrare con tonnellate e tonnellate di cocaina ed eroina nel territorio nazionale italiano. Ovviamente per creare il monopolio nazionale della vendita all'ingrosso delle sostanze stupefacenti. Faccio un esempio: hai una tecnologia in grado di spiare tutti i nuclei operativi, hai il monopolio nazionale delle indagini e delle investigazioni e quindi puoi coprire anche dei latitanti o presunti latitanti. Oppure puoi arruolare delle presunte organizzazioni criminali all'interno di determinati posti deviati. E il giochetto è fatto. Quindi, amici, quando camminate per strada e vedete qualcuno strano che vi si avvicina, la prima cosa che dovete pensare è che non è uno stalker, non è il teatrino da strada, non sono delle persone, i torturatori che vi stanno venendo dietro con l'applicazione del telefonino, ma che siano anche loro vittime del controllo mentale, ma non si accorgono di esserlo. E voi dovete capire al volo questa cosa. E se voi capite al volo questa cosa, vi leveranno determinate frequenze e non piloteranno più di queste determinate persone.
Siccome a me questi manipolatori dei servizi segreti hanno ricominciato a fare gli stessi programmi che facevano nel 2001, 2002, 2003, dicendomi che io facevo di qua, che io ero di qua, che io ero di là, e sanno perfettamente i servizi segreti deviati, l'antimafia, l'antiterrorismo e l'antidroga, deviato ovviamente, che io non posso fare determinati tipi di reati perché, essendo una vittima del controllo mentale, so come operano con queste tecnologie e il loro scopo è farci cascare in determinati tranelli per farci fare il TSO, per farci sembrare malati di mente, pazzi, schizofrenici o addirittura per indurci a fare stragi, a fare omicidi, a fare infanticidi e tanto altro. Oppure ci possono indurre a spararci in testa, oppure possono indurre i nostri figli durante la notte a buttarsi di sotto dal balcone o a far buttare i nostri parenti di sotto dal balcone o fargli fare dei gravi incidenti stradali bloccandogli la vista, facendogli perdere l'orientamento, li fanno girare a destra invece di farli girare a sinistra e cascano da un burrone. Possono fare molte cose con la perdita della stabilità delle frequenze cerebrali e neurali. Questa l'ho dovuta registrare, questa mia, diciamo, intervista, testimonianza, questi miei ragionamenti logici. Stiamo preparando Target Individual Day 2019, che faremo verso luglio-agosto, dobbiamo decidere ancora la data, e lo faremo in concomitanza anche altre 50 piazze, 50-60 piazze in tutto il mondo. Noi faremo proprio l'evento dove le persone verranno all'evento e staremo tutti quanti insieme, non anomale. Eventi tramite Skype che non servono a niente. Noi dobbiamo registrare tutto e poi mandare tutta la registrazione audio su internet per aiutare le altre vittime attaccate con questi sistemi e con queste patologie gravi simulate dal sistema deviato dei servizi segreti in arma ad energia diretta ad onda convogliata satellitare. Un saluto a tutti, amici, la ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Voglio ricordare la mia mail, vittime del controllo neurale, chiocciola@gmail.com. Contattatemi per fare un'intervista testimonianza. Oppure tramite Messenger, Saverio Sat. Mandatemi un messaggio e poi io con calma, vi scriverò.